Sono venute parole questa sera, forti parole di incoraggiamento che insomma ne abbiamo bisogno in questo periodo. E non sono solo parole,
Io ho il privilegio, la fortuna di frequentare da tanti anni la Calabria per motivi di lavoro ma anche per svago, io vengo spesso qui in vacanza e ho visto crescere in maniera straordinaria il prodotto enogastronomico calabrese. Ho ricordato che essendo emiliano-romagnola esistono dei collegamenti fortissimi tra le imprese agricole di eccellenza calabresi e quelle emiliano-romagnole, che noi in Senato ci facciamo un punto di onore di valorizzare le tipicità locali che sono il nostro oro. Le dobbiamo difendere contro tutto e contro tutti perché quelle sono la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, ma soprattutto il nostro futuro, e questo lo deve capire anche l'Europa. Ma non violiamo la sua privacy perché l'ha detto pubblicamente, era in vacanza a Diamante, sì, quindi sì, essendo sì. Telediamante non possiamo chiederle come si è trovata e cosa si porterà di questo periodo. No, io adoro Diamante ormai da tanto tempo, mi porto tra l'altro un gemellaggio, pensate, ancora una volta alla Calabria vicino all'Emilia Romagna, sì. Perché i vostri meravigliosi murales hanno una eco nei murales di Dozza Imolese, che è una cittadina romagnola, emiliano-romagnola, vicino a Imola, che ha ugualmente la tradizione dei murales, e come farete voi, a breve li rinnoverà, quindi lascerà gli storici e ne farà dei nuovi, chiamerà nuovamente degli artisti per rinnovare la tradizione del murale, che è una tradizione antica e bellissima. Tra l'altro ho ricevuto in regalo dal sindaco Magorno una bellissima raffigurazione di uno dei più antichi murali di Diamante. Vabbè, che dire, Diamante è una parte del mio cuore, la conosco bene, è sempre una gioia essere qui. Questa sera in particolare venire a Cirella col sottosegretario Battistoni a testimoniare l'importanza e la forza delle connessioni istituzionali. Qui non si parla di politica, di parti, qui siamo tutti insieme per fare il bene delle tipicità locali e quindi del territorio calabrese. Questo è quello che mi porto non solo dalle vacanze ma anche dal mio amore per la Calabria. Allora, grazie e arrivederla presto. Grazie a voi, grazie e viva Telediamante. Grazie.